tutti cari amici del canale, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Andrea Costa e nel mio canale YouTube Andrea Costa Gallery vi propongo dei trekking fotografici e delle escursioni sia nel periodo estivo che nel periodo invernale. Guardate oggi dove mi trovo, sono nella zona di Danta di Cadore, provincia di Belluno, patrimonio dell'umanità UNESCO. Sono in un prato meraviglioso e vi porterò a fare una gita, una escursione all'interno della quale l'idea è quella di fare qualche bella fotografia sia a dei particolari che a delle montagne. Porterò con me due ottiche, il 70-200 2.8 della Nikon, che serve per avvicinare i soggetti e quindi ritrarre magari i particolari delle montagne che sono in lontananza, e il 105 micro Nikkor, che è un'ottica di dettaglio che serve soprattutto a ritrarre dei particolari, per cui in estate la si può usare per fotografare i funghi piuttosto che i fiori. Nel periodo invernale abbiamo tutti i licheni, i muschi e tutti quei microcosmi che crescono sui tronchi tagliati. Seguitemi, andremo assieme a fare una bella passeggiata. Se questi video vi piacciono, iscrivetevi al canale e mettete un like. Guardate come si apre la valle, lì siamo in direzione del centro Cadore. In questo momento sono sulla strada che porta verso il Passo Sant'Antonio dall'abitato di Auronzo. In quella direzione ci sono diverse montagne particolarmente interessanti che adesso proverò a fotografare. Ma guardate quante impronte che ci sono di animali che sono passati su questo sentiero. Chissà, questa è una zona anche popolata da lupi e poi chiaramente ci sono tanti caprioli, cervi. E chissà, sarebbe da chiedere a un esperto, sicuramente qui qualcuno è passato. Davanti a me abbiamo tutto il gruppo del Monte Tudaio e del Crissing. Sul Tudaio abbiamo tutti i fortini della Grande Guerra in cui vi porterò quest'estate. Nel mio canale ho realizzato già un video che vi può portare fino a metà risalita del Monte Tudaio, vi metto il link qua sopra. Passeggiare nel bosco è sempre molto affascinante. Certo, farlo in questo periodo dell'anno, quando il bosco è cosparso di neve, bisogna avere una certa prudenza perché si rischia di scivolare, ci sono anche dei tratti ghiacciati. L'importante è fare le cose con calma e di guardare bene dove si va. Ho sempre con me la mia fidata Nikon D750 e nella gita di oggi ho deciso di portare unicamente il 70-200 2.8, che è un'ottica fantastica che consente di riavvicinare molto i soggetti e di racchiuderli in una sorta di cornice all'interno della fotografia. Oggi farò delle fotografie di dei particolari molto distanti, per cui la mia idea è quella di fotografare alcune catene montuose e di dar loro il maggior risalto possibile in base anche alle attuali condizioni di luce. Guardate che montagne incredibili, sono veramente uno spettacolo. Adesso mi fermo qui e proverò a fare qualche scatto fotografico. L'impostazione della fotocamera sarà un F11 in modo tale da avere sia le parti più vicine all'immagine che le parti più distanti a fuoco, e l'intento è proprio quello di raffigurare questo ambiente che è veramente meraviglioso. Guardate questa piana incredibile che si apre al visitatore, luogo magico. Consiglio a tutti di venirla a visitare. Siamo a Danta di Cadore, nella strada che da Danta va verso il Passo Sant'Antonio. Tra l'altro qua dietro ci sono delle passeggiate pazzesche e una bellissima torbiera che è molto ben segnalata e che soprattutto nel periodo estivo dà la possibilità di scoprire un ecocosmo e una zona ricca di flora veramente spettacolare, l'ideale per la fotografia macro.
guardate che paesaggio incredibile. Qui ci si perde veramente nelle meraviglie della natura. Abbiamo un prato molto grande, completamente innevato, con una luce del sole che ci inonda di luminosità e anche di calore, perché la temperatura in questo momento è di circa 5 gradi sotto lo zero, e poi tutta la catena montuosa che c'è in questa direzione qui, che è veramente incredibile, tutta ricolma di neve. Guardate questi abeti, che colore verde acceso nonostante siamo già in pieno periodo invernale. Che meraviglia. Qui in primo piano abbiamo invece un larice che ha perso tutti gli aghi, che solitamente nel periodo autunnale si tinge dei colori del giallo ocra. Guardate che bello che è questo sentiero, tutto cosparso chiaramente di neve, però molto simpatico, perché ad esempio adesso sono sopra ad un ponticello e il sentiero mi porta in quella direzione sulla sinistra, di così, e qui fra poco, appena ci sarà quel peletto di neve in più, verrà abbattuta una meravigliosa pista da fondo che fa tutto l'anello di questo prato meraviglioso, all'interno del quale tantissimi appassionati di sci da fondo vengono a cimentarsi nel loro sport preferito. Intanto io approfitto e faccio anche due passi, perché un po' di attività fisica non fa mai male, unita poi alla passione per la natura e alla fotografia, è veramente il top. Guardate che bello che è questo larice, sembra quasi che sia qui proprio pronto per darci il benvenuto. Continuiamo e in quella direzione lì, come vedete, c'è il sole che sta ancora lambendo il prato. Sullo sfondo un'altra catena montuosa meravigliosa del Comelico, ma soprattutto guardate che distesa, che pace, fantastico, veramente una cosa da provare. Bellissima questa baita, tra l'altro inserita in un contesto unico. Guardate anche dietro tutti gli abeti e ci sono anche molti alberi tagliati pronti per essere messi da qualche parte. Guardate, beh, qui sembra di essere veramente sulla luna, è pazzesco. Guardate sulla destra il sole come dona calore all'immagine, e anche queste ombre che stanno diventando, mano che passano i minuti, sempre più lunghe e vellutate, danno un importante senso di profondità e di prospettiva all'immagine. Guardate che bello, veramente mozzafiato. Tra l'altro sono anche fortunato perché ho trovato una giornata ricca di sole e la temperatura sì è fresca, ma non è neanche male. Bellissimo l'effetto che queste piccole creature riescono a creare all'interno di questo ambiente naturale. Guardate che bello. Adesso mi fermerò qui e proverò a fare un paio di scatti fotografici cercando di sfruttare anche il sole, in modo tale da prendere queste meraviglie in controluce, e vediamo quello che riesco a realizzare. Nelle fotografie che realizzo, sì, tante volte cerco di ritrarre il paesaggio, di raccontare una storia, ma forse nella maggior parte delle occasioni il mio obiettivo è quello di raccontare un'emozione. Per cui quando faccio una fotografia, tipo quella che ho fatto adesso e che vi metto subito a seguire nel video, ho cercato di ricrearne un qualcosa di molto suggestivo, quasi di onirico. Un ambiente fatto di luci, di luminescenza, di scintillii all'interno di un frame fotografico, perché con l'utilizzo di un particolare obiettivo e di una certa tecnica fotografica riusciamo anche ad immortalare queste sensazioni che magari viviamo ma che non riusciamo spesso a raccontare. Nell'immagine che vi metto in questo momento l'obiettivo è proprio quello di provare a vedere
se riesco a trasmettervi le stesse emozioni che ho provato io mentre realizzavo questo scatto. Lasciatemi nei commenti il vostro parere e seguitemi sul canale, perché ogni giorno tendenzialmente posto delle riflessioni o propongo anche dei quesiti ai miei iscritti, dove chiedo e metto anche più di una fotografia a confronto e chiedo a voi che mi seguite un'opinione in merito allo scatto effettuato. Ma guardate questa panchina dove si trova. Adesso vi faccio vedere. Mi giro e mi metto dietro di lei e guardate, se alzo la telecamera, che cosa possiamo ammirare sedendoci da qua. Luogo perfetto per fermarsi, fare un paio di riflessioni e magari una piccola pausa. Fino a qualche anno fa, quando andavo in montagna, partivo con una certa frenesia, quasi con la fretta di arrivare per raccontare qualcosa, mentre adesso parto, faccio tutto con molta più calma e se trovo un posto particolarmente bello mi fermo, magari mi metto anche a leggere qualcosa e mi assaporo l'ambiente, perché credo che saper cogliere l'attimo sia il successo di gran parte del raggiungimento della nostra serenità. Fare le cose con calma, assaporando quello che la natura ci regala. Guardate ad esempio questo sole che mi colpisce il viso. In questo momento, nonostante la temperatura sia sotto lo zero, vi posso assicurare che si sta veramente molto bene. Ora provo ad entrare un po' nel bosco per vedere quello che riesco a trovare. Guardate, molto particolare qua, guardate, qua è tutto ghiacciato, c'è una lastra di ghiaccio incredibile, guardate, spero si riesca a vedere bene, qui c'è una lastra di ghiaccio perché il terreno è completamente bagnato e con la temperatura ha gelato l'acqua che scorreva. Guardate, abbiamo anche questo bel gufetto e questa baita, molto bello, guardate il gufo che c'è, intagliato da qualche maestro scultore, guardate che bello, veramente particolare, un'ottima realizzazione. E qui questa bellissima baita dove ci si può probabilmente rifocillare e riscaldare durante il periodo anche invernale, guardate, bellissima questa passeggiata, proprio immersa nel bosco. Qui sto praticamente facendo quello che è il sentiero estivo, dove c'è la torbiera di cui prima vi facevo cenno, e dove in inverno proprio anche qui c'è la pista da fondo, tra l'altro molto bella perché è una delle poche piste che sono battute dal sole, ma essendo in alta quota riescono sempre ad avere una neve perfetta e tra l'altro molto ben tenuta, le piste sono molto ben battute grazie a chi fa la manutenzione di questo comprensorio sciistico, veramente molto interessante, venitelo a scoprire. Guardate che gioco di luci che ci regala il sole in controluce su questa piccola porzione di bosco. Ora mi addentro, qui ci sono, c'è del muschio per terra, molto morbido, e provo a realizzare uno scatto perché questa condizione di luce è particolarmente indovinata. Spero di riuscire a fare una buona fotografia. Ve la metto subito dopo. Questo scenario, che tra l'altro credo durerà pochi secondi prima che la condizione di luce cambi, mi ispira tantissimo. Ora provo a fare uno scatto fotografico e voglio vedere se riesco a dare la giusta enfasi alla neve appoggiata sul suolo, che crea dei contrasti incredibili grazie al gioco di luci e di ombre che vengono donate dal sole in controluce. Una cosa che mi stimola moltissimo nell'uscire a fare fotografie è che quando parto da casa non so se riuscirò ad effettuare un trekking soddisfacente, se riuscirò a fare degli scatti fotografici che mi aggradano, non lo posso sapere, però vi posso assicurare che ogni volta che poi torno dico ho fatto bene ad andare, ho fatto bene ad uscire, perché comunque magari anche solo un'immagine su una quindicina che magari scatto durante un trekking
sarà un'immagine che mi darà particolari soddisfazioni. Solitamente scatto pochissimo, nonostante abbia una macchina digitale, per cui non soggetta all'utilizzo della pellicola, ma in un'escursione fotografica non supero mai le 20 fotografie e poi sono anche molto selettivo nel catalogarle e nel decidere quali tenere, per non andare a così ad avere una marea di immagini che poi dopo nessuno si ricorda, tant'è che è mia abitudine stamparle in formato A3, le più belle, oppure un formato più piccolo, quelle che ho comunque piacere di stampare. Le fotografie sono belle se sono stampate, perché intanto abbiamo maggiori occasioni di riguardarle, le possiamo anche appendere ad un muro, ricordarci le emozioni che abbiamo provato durante l'escursione che abbiamo fatto, ma soprattutto sono così, creano quasi una collezione. Ho ogni anno una serie di fotografie che mi piacciono particolarmente, a cui tengo in modo particolare, che tengo ben archiviate e rigorosamente stampate. Guardate che bello questo particolare, abbiamo la corteccia che è illuminata dal sole con dei rametti che si appoggiano su di essa. Adesso provo a fermarmi e a fare uno scatto anche qui, vediamo un po'. Che dire, cari amici del canale, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Oggi vi ho portato ad Anta di Cadore e vi ho raccontato un po' quello che è questo meraviglioso ambiente delle torbiere in inverno. Ci vediamo sabato prossimo per il consueto appuntamento sul mio canale YouTube Andrea Costa Gallery. Se vi piacciono questi contenuti, iscrivetevi al canale e mettete un like al video, condividetelo, che così anche altre persone possono conoscere il mio canale, e visitate il sito internet andreacostagallery.com, dove potete trovare tutte le descrizioni delle gite che effettuo, tutti i video che ho realizzato in questi 2 anni e le fotografie in alta risoluzione. E davanti a questa meraviglia della natura, guardate che bello, cosa posso dire? Qui c'è magia allo stato puro. Vi do appuntamento a sabato prossimo, grazie per avermi guardato fin qui, un caro saluto a tutti, ciao e buona giornata.